Di nuovo salve amici e benvenuti in questo nuovo video, e in questo viaggio eclatante video. e in questo tuffo nel bidone dell'umido, cioè noi prendiamo il bidone così Lo e apriamo, poi ci tuffiamo dentro esatto. e Iniziamo a raspando nuotare. iniziamo a nuotare fino a raggiungere il fondo, ma il problema è che il fondo non c'è. E soltanto quando noi ci rendiamo conto che stiamo nuotando in un mare di immondizia, Per non dire e soprattutto che non quante parole. possiamo più uscirne perché noi siamo talmente andati in profondità che abbiamo scoperto che il fondo non c'è, e però risalendo non sappiamo quanto dobbiamo risalire perché ormai siamo Esatto, è quella affogati. sensazione proprio quando stai per affogare, E non capito? puoi neanche respirare perché se apri la bocca per respirare ti entra il sudicio in bocca. Capito? Questa è la Quindi sensazione che noi proviamo tutte le volte che dobbiamo schiudere la rubrica del bidone esatto. dell'umido. E infatti il gioco che E non è una propone. bella sensazione, No. aggiungerei. È avere tipo il sapore di banana marcia in bocca mescolata. Vabbè, lasciamo Sì. perdere. E Il oggi. gioco di oggi. Il gioco di oggi è un altro di quei giochi che ha un titolo anonimo, Reum. Basta con le ciance, sigla Via. e via. Una bocca, per Dio. non pensare male, ma poi comunque sia, la finestra non è. Reum, c'è scritto in alto. Questo gioco è stato fatto dagli stessi. Che schifo, però, visto dall'inter. È stato fatto dagli stessi sviluppatori di Death Trip. Ah, ok. Adesso si spiega tutto. Si spiegano tante cose Per chi non lo sapesse, chi non se lo fosse perso, lo troverà tra i cliccabili. adesso. Cioè, ma stai muovendo il No, mouse? no, Ah. no. Guarda che fa schifo, Sì, però. lo Denti so, lo so. storti. Ma Lo so, io devo sparare a Lugula? lo so. Ma aspetta, ma è vista dall'interno o Me lo dall'esterno? Non si stavo chiedendo capisce. anch'io. Cioè, questo qui è. Cos'è la tonsilla? Non si capisce bene cos'è. Ma io penso che sia praticamente visto. Cioè, come se non ci fosse Dall'interno. praticamente questa parte superiore della bocca. Infatti, anche secondo me. Anche secondo me. Fa un Quindi po' è schifo. tipo. Parti perché fa un po'. Ma i denti ce l'ha solo davanti comunque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 per 2 fa 28. Mancano dei denti. Non voglio sapere come fine abbiano fatto, sinceramente. Partiamo, vai, vediamo. Oddio. Ma fanno schifo anche i suoni. No! Cos'è sto schifo? Cosa sono queste? Palle. È muco. È moccio quello lì che è. Questo qui è moccio, vedi? No, aspetta, non mettere endless, metti F? hard. Come hard? Easy, scusa, metti easy. Move, power up, shot e bomb. Bomb. Ok, ah, il Che mouse quello lì, oddio, sembra sembra una power up dello pillola però, spazio. eh. Sì, infatti. Come si gioca? Ah, devo. Oddio, che Che schifo. è? Sembra la lingua quando play. Perché ci sono delle mani che tengono delle ossa dentro una bocca? E questo sembra il moccio questo qui, vedi? Quando tiri su. No, questo gioco si prospetta malato. Vabbè, play. Clicca su play. Oddio, li so. Hai visto anche te quello che ho visto io? Attivata, sì. Oddio, se no occhio Chris, te. due Ah, occhi! se il bulbo qui. Oddio, mi ricorda quello di un anime che si chiama Parasite, che praticamente sono questi alieni che sono degli occhi e si infiltrano nei corpi degli uomini. Schifo. Ah, ma io posso. Ah, ma è. Ah, ok, ma è Ah, ma ho semplice allora. capito! È la prima volta che portiamo sul canale un vertical shooter. Infatti. Cioè, Oddio, ah, è posso. muco, è il punteggio, capito? Mi sa che questi sono i batteri, tipo, cose del Mi genere. ricorda Kanch. Il viaggio che abbiamo fatto dentro Devi il uccidere i corpo. batteri, capito? Ma hai notato che nel muco verde sullo sfondo ci sono anche. C'è anche dei teschi. No, no, come dei teschi, dove? Adesso se ricompare te lo faccio vedere. Cioè, fantastico. Questo Questa gioco musichetta pesa. molto. Oddio. Occhio. Questo gioco pesa la bellezza di 3,94 MB. Cioè 4 Cioè, mega. pochissimo. Sì, 4 mega di ignoranza. Sì, infatti, ignoranza pura proprio. Cos'è là? Cos'è? È il muco madre. Oddio! Oddio, Oddio. Ah! No, si sì, è. occhio. No.
Cos'è quella roba lì? Un'astronave? È Millennium Oddio. Falcon, cos'è? Ah, ok, ti hai preso power up ora, eh. Cos'era? Una spada? Posso prenderla? Sì. Power up. Ok, c'è quell'occhio lì. Ah. Cos'è quello? Oddio. Ma cosa sono quelle palle lì? Globuli rossi? Quelle... Non credo siano globuli rossi. Sto cercando di capire un senso, capito? Però mi sembra ma non questo c'è gioco un senso non ce l'ha. Sono quelle frecce lì. È bello che io sto giocando cercando di assimilare. Lui continua a ripetere. Cos'è? Cos'è? Sì, cos'è? Perché oh, aia. Quello lì. Cos'è? Ah, sono gli acari questi qua. Mi sa, quelli della polvere. Sei tipo Pupilap. Non Pupilap. Pupilap. Oddio. Ma io sto sparando le lacrime come Isaac. È vero, The Binding of Isaac. Non ci avevo pensato. È vero, un po' lo ricorda questo che piange. Oddio, che... cos'è quella roba che c'ho intorno? Sei circondato da lacrime così. Sì. Sto facendo piangere tante persone allora. Sì. Quindi sei una persona triste. No, sono una persona cattiva. No, no, sei triste perché stai piangendo. Ma sto facendo piangere anche gli altri, quindi... No, vabbè. No, lascia stare. Oddio! Oh, cos'è? Super acaro. Sembrava un tumore, boh. Aia. No. No, perché... Popped Pupil. Enemy skill 213. Score. No. New score. Ah, ritrai, qui c'è la scritta col sangue, con le fibre muscolari, questa sta roba. Non si leggeva minimamente. Cos'è? Lo stomaco quello? Oddio. Un occhio che esce da uno stomaco. Ma fa bella, schifo, veramente. Guarda, adesso... Hai mangiato l'occhio, capito? E di chi? Il bulbo oculare. E poi perché dal mio occhio esce un altro occhio? Questa è una bella domanda. E comunque è eterocromia, perché uno è viola e uno è verde. È vero, è vero. Raccogliamo il moccio. Hai fatto la seconda del rumore della goccia, appena l'hai detto. Secondo me, te sei partito dalla gola, cioè dall'esofago, esatto. Devo raggiungere il retto. Devi uscire, esatto, l'intestino, di passare tutto. Ma l'intestino. Cioè, tutto il percorso che vedi, no? Che è attabbato, sì. Tutto il percorso che vedi, adesso devi arrivare in fondo, capito? E come boss finale ci sarà. Cosa c'è? E arrivi in fondo all'intestino, ci sarà. È il Mr. Enki. Esatto. Adesso sparo due lacrime a botta. Pupilap hai preso? Sì. Quei raggi lì cosa sono? Non si capisce mai. Da dove arrivano soprattutto? No, queste devono essere tipo delle fibre muscolari che stanno attaccate alle pareti. Non lo so, sto cercando una spiegazione scientifica, ma non... Anche quel coso là. Oddio, un teschio, era buono. È quello! Oddio. Guarda quello come me lo spieghi. È molto pesante questo. No, sono morto. Manca. I vertical shooter io. Cioè, a parte G Darius della Play 1, non sono mai riuscito a giocare da. Anche io faccio schifo. Adesso capisci perché questo gioco poi è stato fatto in 48 ore anche questo, eh. Ah, vabbè, dai, ci sta allora comunque. Sì. Ma come l'idea proprio che. Ma questo sviluppatore però è una persona malata, perché nel primo gioco che abbiamo portato ha fatto lo scheletro che doveva ricostruire le sue ossa uccidendo gli animali, e gli animali avevano tipo l'osso, la gamba, la cassa toracica. È vero, un sì, serpente che aveva la cassa toracica umana dentro di sé, non aveva senso. È assurdo, veramente. E la morale di quel gioco era devi schiacciare gli altri per ottenere quello che vuoi, no? Sì, il messaggio era quello, sì. Il messaggio di questo gioco, cioè il messaggio di questo gioco è che se mangi gli occhi possono prendere forma di vita propria, capito? Quindi possono crescere, combattere come... all'interno del tuo corpo, usare le proprie lacrime per uccidere dei batteri. Capito, forse c'è qualcosa che rilasciano poi dei Pupilap. Mamma mia. Noi abbiamo seriamente bisogno adesso di farci un bagno in qualcosa di sano. Infatti adesso io direi di salutarci qua e andare un po' avanti a The Last of Us. Esatto, direi anch'io, è la cosa migliore. Quindi ragazzi, salutate Leon, perché quando uscirà da questa stanza non si saprà
Quando ci rivedremo, però. Forse parto per lo spazio e tornerò fra un paio di anni luce, ragazzi, quindi abbiate pazienza. Però comunque sia stato bello averlo qua in questo periodo. E niente, Leon, noi Ci vediamo al ti prossimo video. auguriamo ogni bene. Auguri ai figli maschi. Ciao, Ottimo, ottimo. Non sapevo di stare per diventare padre, però grazie. è perché non te l'ha detto. Quindi, ai. Quindi. E niente, Niente, scriveteci dai. voi nei commenti cosa ne pensate di questo gioco. Noi, ah sì, giusto, like, share, subscribe e anche tutti gli altri video che non l'abbiamo detto. Vabbè, e Va noi ci bene. becchiamo al Al prossimo. prossimo video. Ciao. Dobbiamo fare. Però le chiusure ignoranti non le abbiamo più fatte. Tipo quei Cioè. commenti finali fuori onda. Ah, tipo questi di ora che si parla fuori Sì. onda. Peccato, peccato.